Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall, crop circles in. Che, ben trovati per un'altra puntata di Non di Solo Pane. Questa volta non c'è né Don Angelo né, né Don Giorgio, ci sono io, ma vorrei lasciare molto spazio a Papa Francesco. Proprio mentre registriamo è giovedì di questa settimana è un giovedì importante, vediamo proprio sulla prima pagina della stampa, questo 21 febbraio vede il Papa incontrare i rappresentanti di tutte le chiese, i leader ecclesiastici per la grande tragedia, la grande piaga, il problema della pedofilia, degli abusi sessuali. Non aggiungiamo niente, ma Uh, crediamo che sia importante sostenere Papa Francesco in questo suo impegno coraggioso perché davvero non ci sono parole e la situazione sappiamo essere molto pesante. A Papa Francesco dobbiamo riconoscere il coraggio di affrontare a viso aperto, senza nascondere nulla, questa realtà. E allora, proprio perché lo abbiamo incontrato, come ho già detto, con Pax Christi a metà gennaio, proprio perché vogliamo essergli vicino, gli diamo spazio, ascoltando praticamente quasi tutta l'omelia che ha pronunciato, lo scorso venerdì 15 febbraio in occasione del convegno Liberi dalla paura promosso dalla Caritas Italiana, Fondazione Migrantis e Centro Migrantes e Centro Astalli e in quell'occasione vediamo la foto che il nostro amico Don Nandino Capovilla ha fatto anche questo selfie che ha fatto tanto discutere e parlare in Italia e all'estero con il Papa, che vedete ha in mano la spilla con l'invito ad aprire i porti. Ma andiamo a Sacrofano e ascoltiamo un brano dell'omelia di Papa Francesco. La ricchezza delle letture scelte per questa celebrazione eucaristica può essere riassunta in una sola frase. Non abbiate paura. Il brano del Libro dell'Esodo ci ha presentato gli Israeliti presso il Mar Rosso, terrorizzati dal fatto che l'esercito del faraone li ha inseguiti e sta per raggiungerli. Molti pensano che era meglio rimanere in Egitto e vivere come schiavi piuttosto che morire nel deserto. Ma Mosè invita il popolo a non avere paura perché il Signore è con loro. Siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi. Il lungo viaggio attraverso il deserto necessario per giungere alla terra promessa comincia con questa prima grande prova. Israele è chiamato a guardare oltre le avversità del momento. A superare la paura e riporre piena fiducia nell'azione salvifica e misteriosa del Signore. Nella pagina del Vangelo di Matteo, i discepoli restano turbati e gridano per la paura alla vista del Maestro che cammina sulle acque, pensando che sia un fantasma. Sulla barca, agitata dal forte vento, essi non sono capaci di riconoscere Gesù. Ma lui le assicura: Coraggio, sono io. Non abbiate paura. Pietro, con un misto di diffidenza e entusiasmo, chiede a Gesù una prova: Comandami di venire verso di te sulle acque. Gesù lo chiama. Pietro fa qualche passo, ma poi la violenza del vento lo impaurisce e incomincia a affondare. Mentre lo afferra per salvarlo, il Maestro lo rimprovera. Uomo di poca fede, perché hai dovetato? Attraverso questi episodi biblici, il Signore parla oggi a noi. E ci chiede di lasciare che lui ci liberi dalle nostre paure. Liberi dalla paura. È proprio il tema scelto per questo incontro vostro. Liberi dalla paura. La paura è l'origine di schiavitù. Gli israeliti preferivano diventare schiavi per la paura. E anche l'origine di ogni dittatura, perché sulla paura del popolo cresce la violenza dei dittatori. Liberi dalla paura era il titolo di questo convegno, anche il Papa lo riprende in questa omelia. E credo anche sia proprio la paura a generare il clima che stiamo vivendo: un clima dove si pensa che avere gli F-35, le bombe atomiche o un'arma sotto il cuscino ci aiuta a superare la paura. È proprio in questi giorni in discussione la legge, in discussione alla Camera, ma dovrà tornare comunque al Senato, il disegno di legge sulla. Legittima difesa. Noi, come Paschristi, abbiamo aderito a questo appello perché questo disegno di legge prevede che sarà sempre legittimo reagire anche sparando contro chi si introduce nella proprietà, abitazione, terreno, negozio, a prescindere dal fatto che la situazione configuri un pericolo per la propria incolumità fisica. Così come concepita, dice questo appello di archivio disarmo che io condivido in pieno, la revisione della legittima difesa avrà l'effetto di mettere a rischio la sicurezza di tutti, determinando un aumento esponenziale delle armi in circolazione e una conseguente maggiore probabilità del loro uso. Una silenziosa corsa dei cittadini ad armarsi Individualmente non è la soluzione, come dimostra l'esperienza degli Stati Uniti. La diffusione delle armi da difesa personale non fa altro che diffondere il senso di insicurezza e di sfiducia nelle istituzioni. E appunto, negli Stati Uniti, quante volte abbiamo visto stragi nelle scuole, eccetera? Perché mi diceva un amico che è negli Stati Uniti: 'Guarda, che in America, negli USA.' È più facile trovare un'arma che un cappuccino italiano e quando le armi sono diffuse i morti sono davvero tanti. E allora ritorniamo, avremo modo di riparlare di questa legge, ma ritorniamo a Sacrofano ancora con l'omelia di Papa Francesco. Di fronte alla cattiverie e alla brutture del nostro tempo, anche noi, come il popolo di Israele, siamo tentati di abbandonare il nostro sogno di libertà. Proviamo legittima paura di fronte a situazioni che ci sembrano senza via di uscita. E non bastano le parole umane di un condottiero o di un profeta a rassicurarci quando non riusciamo a sentire la presenza di Dio e non siamo capaci di abbandonarci alla sua provvidenza. Così ci chiudiamo in noi stessi, nelle nostre fragili sicurezze umane, nel circolo delle persone amate, nella nostra routine rassicurante, e alla fine rinunciamo al viaggio verso la terra promessa per tornare alle schiavitù dell'Egitto. Questo riempiegamento su se stessi, segno di sconfitta. Accresce il nostro timore verso gli altri, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri, che peraltro sono i privilegiati del Signore, come leggiamo in Matteo 25. E questo si nota particolarmente oggi di fronte all'arrivo di migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta in cerca di protezione, sicurezza e un futuro migliore. È vero, il timore è legittimo, anche perché manca la preparazione a questo incontro. Lo dicevo l'anno scorso in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni delle persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. E così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci. Rinunciare a un incontro non è umano. Siamo chiamati invece a superare la paura per aprirci all'incontro. E per fare questo non bastano giustificazioni razionali e calcoli statistici. Mosè dice al popolo di fronte al Mar Rosso, con un nemico agguerrito che lo incalza alle spalle, non abbiate paura, perché il Signore non abbandona il suo popolo, ma agisce misteriosamente nella storia per realizzare il suo piano di salvezza. Mosè parla così semplicemente perché si fida di Dio. L'incontro con l'altro poi è anche incontro con Cristo, te lo ha detto lui stesso. È Lui che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito. E se avessimo ancora qualche dubbio, ecco la sua parola chiara. In verità io vi dico tutto quello a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E chi ha avuto la forza di lasciarsi liberare dalla paura, chi ha sperimentato la gioia di questo incontro, è chiamato oggi ad annunciarlo sui tetti. Apertamente per aiutare altri a fare lo stesso, predisponendosi all'incontro con Cristo e la sua salvezza. Siamo in chiusura. Vi saluto anche a nome di Don Angelo nel darvi l'arrivederci alla settimana prossima. Vorrei ricordare che proprio in questi giorni sono dieci anni dalla morte di padre Michelangelo, un personaggio, un testimone, un padre francescano. Appunto della Cappuccina di Domodossola, lo ricordiamo per il tanto bene che ha fatto per la radio, ma soprattutto per l'amore agli orfani, ai bambini, a tante situazioni. E guardiamo anche avanti: tra i tanti appuntamenti c'è quello del 21 marzo, primo giorno di primavera, la giornata di libera con la manifestazione nazionale per le. Vico. A ricordo delle vittime della mafia, quando vengono letti tutti i nomi, la manifestazione nazionale sarà a Padova, quella invece regionale sarà a Novara, 21 marzo. Arrivederci alla settimana prossima. Thinking,